Salve, prima di iniziare questo video ho un annuncio importante da farvi, quindi prestatemi le vostre orecchie per un attimo. È mia intenzione fare un video dove leggerò tutti i commenti che avete lasciato sotto la recensione di Fate Stay Night Evensville. Prenderò soprattutto i commenti dove avete scritto le vostre opinioni, le vostre recensioni personali, dove avete magari analizzato i tre film a modo vostro, e li leggerò in un video dove li commenterò anche. Ora, sia chiaro, non è mia intenzione prendere in giro nessuno, non è mia intenzione aggredire nessuno, ma questo mi sembra ovvio, mi sembra palese, io non sono il tipo che lo fa, quindi non vi preoccupate, non voglio iniziare dei litigi, non voglio fare niente di tutto questo. La mia intenzione è semplicemente, punto numero uno, quella di rispondere ai vostri commenti che sono molto lunghi e ci metto molto meno tempo a rispondere a voce piuttosto che a consumarmi le dita a scrivere ogni singola risposta ad ogni singolo commento. Ma c'è un'altra ragione dietro questo video che voglio fare. Io ho visto che molti dei vostri commenti sono molto lunghi ma anche ben fatti, e ci sono delle critiche, ci sono delle opinioni che sono davvero molto interessanti. Allora io voglio valorizzare quello che voi avete scritto, quindi ecco qual è l'ultimatum: voi dovete semplicemente scrivere le vostre opinioni, magari le vostre recensioni, le vostre analisi dei tre film sotto la recensione di Fate Stay Night Evensville, se volete che venga letta in questo video che sto preparando. In caso contrario, vabbè, ce ne faremo una ragione. Ok, quindi parliamo delle tre fate, ovvero delle tre servant introdotte nell'evento Avalon Lethe, o qualcosa del genere, non mi ricordo il nome dell'evento. Un evento che è ancora in corso e che ci porta in una nuova Lost Belt, ovvero una Lost Belt dove Camelot, ovvero la Britannia, è in mano alle fate, o più precisamente a Morgana. In questo evento noi abbiamo tre nuove servant, di cui due potrebbero sembrare ad un primo sguardo dei genderband dei Cavalieri della Tavola Rotonda, ma in realtà non è così. Sto parlando di Tristan e di Gawain. Noi abbiamo una Tristan e una Gawain che sono delle donne, però in realtà non sono genderband dei Cavalieri, sono letteralmente delle fate che hanno assunto aspetti umani. Detto questo, io ho delle critiche da fare a Gawain e Morgana. Per quanto riguarda Tristan, con il rischio di sembrare superficiale, non devo dire nulla di negativo. Questo perché mi piace il suo design, punto. A me basta vedere i tre stage e dire, ok, qualsiasi cosa voi abbiate scritto nella sua biografia, non mi interessa, a me piace Tristan, punto. Adoro il suo abito gotico, porpora, con delle linee nere. È perfetto ed è il primo stage. Nel secondo stage amo quest'abito nero con quelle scarpe a tacco che sono le migliori che abbia mai visto, soprattutto le più originali. E proprio ci stanno. E in questo stage qua vedo qualcosa che mi ricorda Shoot and Dodge, no? Cioè c'è stile. Sì, è vero, è palesemente un abito sexy che ha come scopo il fanservice, però è fatto bene. Cioè tu dici, sì, ok, c'è palesemente dietro il bisogno di fare fanservice, ma almeno lo stai facendo bene, almeno c'è un tratto artistico e puoi vedere proprio un'idea che è originale nel personaggio, e mi piacciono queste cose qua, cioè mi piacciono queste cose che sono fuori dal normale. Mentre il terzo stage è semplicemente perfetto per me. Il terzo stage lo adoro perché è letteralmente qualcosa che sembra essere uscito fuori da Bloodborne. Cioè tu hai questa unione di horror con uno stile vittoriano ed è perfetto per me. Mi piace anche tantissimo il suo volto, con questa sorta di benda che ha in bocca, è una cosa fantastica. Mi piacciono anche i suoi occhi, che sono demoniaci, sono proprio... Per me questo design è da 10 su 10, quindi non ho nulla da dire su Tristan. Mentre su Gawain e su Morgana ne ho di cose da dire. Iniziamo da Gawain. Il primo stage di Gawain fondamentalmente presenta un'armatura che è un redesign di quella del Gawain originale, e possiamo capire il collegamento fra le due armature non solo perché ricorda un po' quella di Gawain, ma anche perché tu hai per l'appunto la spada che è sempre la Excalibur Galatin, se non ricordo male si chiama così, che è la spada di Gawain. Il primo stage non è male, l'unico problema per me è quella specie di coroncina o di tiara, che per me sono le sue corna, che continueranno a rimanere in circolazione fino alla fine. Il secondo stage per me è il peggiore dei tre, per una semplice ragione: non è originale e non mi piace la combinazione dei colori. Non è originale perché tu hai letteralmente semplicemente un abito cinese messo su un personaggio e punto, con, vabbè, delle calze, ma sai che roba, nulla di che. E soprattutto l'unione del rosa e l'azzurro per me è orrenda, cioè proprio avrei preferito altri colori, e questo costume non mi dice nulla. Il terzo stage invece credo che sia finora il mio preferito, questo perché mi piace la spada, mi piacciono le corna e mi piace soprattutto l'idea dietro. Mi piace l'unione del rosso col nero e soprattutto mi piace il fatto che ha quell'occhio, non so se voi potete vederlo, che ha quell'occhio demoniaco che è davvero molto figo.
e si può vedere meglio in quest'altro disegno qua, dove proprio si può vedere quest'occhio che è cattivo, no? E si può vedere che hai davanti a te un personaggio che è cazzuto. E mi piace davvero tanto questo stage qua. Leggendo la sua biografia iniziano però i problemi. Dunque, quando tu vedi questo personaggio, la prima idea che ti fai è questa. Gawain è un personaggio dominante. Tu hai davanti a te una ragazza forte, molto dominante. Lo so che l'ho ripetuto, ma è molto dominante nei confronti degli altri. E aiuta moltissimo il disegnatore. Io conosco il disegnatore perché ho visto alcune delle sue opere su Danboru e mi pare anche su Pixiv. Fa delle fan art, per esempio, su Azur Lane. Avevo visto un suo disegno, per esempio, di Prince of Wales e anche di, mi pare, Sovetskaya Rossiya o roba del genere. E lui tende a fare queste ragazze che sono molto muscolose e hanno soprattutto delle gambe ben formate. E ci sta. E francamente lui è molto bravo a fare donne dall'aspetto dominante. E in tutta franchezza sono contento che abbiano scelto lui per fare questo servant. E quando tu vedi il terzo stage, tu hai proprio l'immagine di un servant dominante, potente, che non si fa mettere i piedi sopra la testa da nessuno. Oddio, quanto avevo sbagliato. Quando si legge la biografia non salta fuori nulla di strano, all'inizio almeno. Cioè tu hai fondamentalmente un personaggio femminile che crede in una sorta di darwinismo sociale o qualcosa del genere. Lei crede che i più forti debbano dominare sui più deboli e i deboli devono essere distrutti dai più forti. E quando lei parla dei più forti intende dire soprattutto di quelli fisicamente più forti. E ci sta, ha senso, insomma, è ovvio che creda in queste cose qua, è ovvio che creda nella superiorità di un certo tipo di persone nei confronti di un altro tipo di persone, ed è ovvio che creda che i deboli debbano essere distrutti, eliminati e via così. È palese, lo vedi proprio dal suo design che non è un personaggio positivo e non è un personaggio che tende la mano per aiutare il prossimo, no? E ok, ci sta. E se voi leggete questa sezione qua della personalità, vi rendete conto che molte delle informazioni che voi potete già prendere dalla sua immagine sono confermate. Per fare un esempio, è una persona diretta e lo si può già notare per fare un esempio dal suo sguardo. È una persona che soprattutto guarda dall'alto verso il basso, quindi vuol dire che è una persona che è anche orgogliosa, ha un modo di fare che è molto cavalleresco, che è molto maestoso, ed è una che ha un certo tipo di dignità. L'unica cosa che tu non puoi capire è che è diplomatica, ma bisogna comprendere che quando qua parla di diplomazia intende dire che Gawain, prima di scegliere da che parte stare, guarda che è il più forte. Lei sta sempre dalla parte del più forte ed è sempre molto aggressiva con i deboli e non ha pietà per nessuno. E queste cose qua sono cose che tu puoi già apprendere dal design del suo terzo stage. E dici, ok, hai una Gawain che è potente, che è dominante, che non si fa mettere i piedi sopra la testa da nessuno. Perfetto, ok. Però poi c'è quella parolina lì nella personalità che può insospettire. Viene detto all'inizio è diplomatica e passiva. Ok. Una persona passiva non è una persona orgogliosa, non è una persona che è diretta, non è una persona che sicuramente crede che i forti dovrebbero dominare sui più deboli, perché una persona passiva è debole, per definizione. È una persona che generalmente è facilmente manipolabile, è una persona che è molto sottomessa e che tende a non dare le proprie opinioni e tende a non prendere delle decisioni. È una contraddizione. Come fai a dire nella sua personalità che lei è passiva? Questo aspetto della sua personalità viene descritto in seguito. Infatti pare che lei, quando si trova davanti ad una persona che è forte quanto lei o più forte di lei abbassa la guardia e si avvicina a questa persona e la tratta come un amante, ok? È una persona che facilmente soffre e che non vuole star da sola, ok? Ha avuto diverse relazioni con umani, uomini, donne, fate, via così, e ha bisogno costantemente di altre persone. Ha bisogno di essere amata e di amare. Ok, se voi guardate questo design, quello del terzo stage, ignorando la biografia, voi potete vedere una cosa del genere. Cioè voi potete vedere una persona che ha bisogno di essere amata, che ha bisogno di essere coccolata e che dipende dagli altri. Vedete una persona passiva? Io non ci vedo nulla di tutto questo. Il problema non è che lei si innamora. Il problema è come tu tratti il suo innamorarsi. Io, come ho già detto, sono stanco di queste parti della biografia dove letteralmente sembra che si parli di una persona con cui tu debba uscire. Ma stiamo parlando di servant, non è un dating simulator. Ma qualche volta quando leggo queste biografie dei servant mi sembra quasi di leggere la biografia di una persona, cioè di un personaggio inventato in un dating simulator. Quindi sembra quasi che io stia navigando in un dating simulator e non che io stia guardando la biografia di un servant. E questo mi disturba. Io voglio giocare al loro gioco, no? E dico, ok, va bene. Diciamo pure che Gawain ha bisogno di innamorarsi di qualcuno, no? Ma perché trattare questa cosa qua come se lei nascondesse un lato tenero? Perché da quello che salta fuori nella descrizione di questo suo modo di vedere l'amore,
e ci dedicano anche troppe righe in realtà, da quello che salta fuori uno può immediatamente capire che lei finge di essere forte, ma in realtà nasconde un lato debole. È una tsundere. Lei fa la forte, ma se tu sei più forte di lei, lei si sottomette a te. Ok, ma c'è un problema qua. Stiamo smentendo quello che è stato detto precedentemente su di lei. Lei è una persona forte. Lei è una persona dominante. Lei è una persona che non ha pietà per nessuno. Eppure una persona che si sottomette facilmente quando si trova davanti a qualcuno che è più forte di lei. Ok, va bene, ma posso cambiare la personalità di Gawain e renderla più convincente. E dire, sì, Gawain si innamora. Ma il suo modo di vedere l'amore è un pochino più aggressivo di quello delle persone normali. Cioè lei tratta le persone come sua proprietà e desidera sottometterle. E anche se tu non la ami, a lei non importa. Lei ti possiede, lei è più forte di te, tu sei più debole, quindi pam, lei ti tira con sé. E se tu sei più forte di lei, lei vuole diventare più forte di te in modo da poterti possedere e da poterti impedire di scappare da lei. Lei vede l'amore in maniera aggressiva. Lei ti prende di mira, tu sei quello che lei desidera, bene, lei ti prenderà e ti farà sua ad ogni costo. È molto più convincente. Così. Voi avete presente Vegeta? Certo che avete presente Vegeta. Avete presente Vegeta e Bulma? Le persone orgogliose, quando hanno una relazione d'amore, ma col cazzo che si sottomettono alle persone che amano, ma col cazzo che hanno bisogno costantemente di avere qualcuno, non lo danno a vedere. Non danno a vedere che provano amore. Certe volte si comportano in modo tale che sembra quasi che smerdino le persone con cui stanno. Questo non vuol dire che Vegeta non ami Bulma, ma il suo modo di amarla non è, diciamo pure così, convenzionale, o comunque non è il modo normale di amare una persona, no? Perché è una persona orgogliosa. Ha un modo di mostrare l'amore che tu potresti finire un pochino non burbero, ma distaccato. Ma comunque ama Bulma. Ma una persona orgogliosa non è che abbassa la guardia e improvvisamente è tutta per il suo amato. Se non ha nessuno da amare, soffre la solitudine. Quando Dragon Ball riesce a creare personaggi più psicologici dei tuoi, allora tu sai di avere toppato. Cioè sai di aver fatto un casino. Generalmente vengono dipinti così i personaggi orgogliosi negli anime. Si comportano come se il mondo intorno a loro non esistesse neanche. Conto io, conto solo io. Io faccio, io brigo, non ho bisogno di voi. Basto io a me stesso o a me stessa. Hanno reinterpretato Bargest. E io non ho dei problemi se tu vuoi reinterpretare un personaggio mitologico. Però sorge una domanda importante, perché leggendo la storia di Bargest, non quella della Dead Moon, ma quella originale, io mi sono reso conto che Bargest è una creatura davvero molto interessante, perché è tipo le Erinni o qualcosa del genere. È fondamentalmente una via di mezzo fra uno spirito vendicativo e una creatura legata ai morti o all'oltretomba. Ed è una sorta di lupo zombie o cane zombie o roba del genere. Quando loro hanno preso Bargest, hanno messo, e voi potete leggerlo, questa parte qua, nella sua personalità, che è davvero curiosa. Non nella sua personalità, scusatemi, nelle sue abilità, che è davvero curiosa. Viene detto che Bargest non ha nessuna anomalia mentale, però deve fare sesso regolarmente. Ora, da notare che hanno censurato la parola, però è palesemente quello che c'è scritto. Cioè, se Gawain non riesce a soddisfare questo impulso, si incazza e uccide tutti e distrugge tutto. È Bargest, non è Ishtar. Cioè, loro non hanno fatto una cosa del genere con Ishtar. Non so se vi rendete conto, eh. Cioè, con Ishtar non si parla di questa roba qua. Non si dice, ah, Ishtar deve fare sesso regolarmente. Se l'avessero fatto con Ishtar, io non avrei avuto problemi. È Ishtar, ma con Bargest. Perché? Ma perché è una reinterpretazione di Bargest. Sì, ma una reinterpretazione di Bargest non significa rendere uno fottuto linfomane. Ma che roba è? E poi, perché? Ora, io lo so, e attraverso i media giapponesi, in realtà quando tu guardi molti anime, te ne rendi conto. E Domestic Girlfriend è un esempio, ma in realtà tu hai Domestic Girlfriend, High School of the Dead, persino anime famosi tipo Naruto. Generalmente i personaggi femminili sono sempre molto passivi. E finiscono sempre per essere messi da parte da quelli maschili. Tu hai personaggi maschili in prima linea. Quelli femminili hanno forse qualche momento, no? Di trionfo. Qualche momento in cui risaltano particolarmente. Ma non è mai nulla di che. Perché generalmente c'è sempre quello maschile che deve fare tutto il lavoro. Mentre quello femminile deve stare dietro. E questo noi lo vediamo in molti anime famosi. Da Rakudai Kenshin no Cavalry, a Sword Art Online, Asterisk War. Anime ce ne sono quanti ne volete che hanno quel tipo di dinamica lì fra i maschi e le femmine. Perché la donna viene spesso vista come una passiva. Può essere forte, ma comunque passiva. Ed in effetti questo è un tratto di Gawain che viene sottolineato nella sua biografia. Certo, sì, lei è forte, a meno che non ci sia qualcuno di più forte di lei. E quindi in un certo senso il suo atteggiamento dominante diviene come una maschera. Perché la vera Gawain non è quella dominante, ma è quella sottomessa, è quella sentimentale. E questo è quello che mi dà fastidio. Perché c'è sempre un bisogno di rendere personaggi femminili essenzialmente deboli. Cioè tu fai questo
questi personaggi femminili che sono imponenti, che sono potenti, e poi improvvisamente la biografia tu mi dai una descrizione che smentisce l'immagine che io ho. E francamente è davvero deludente. Non lo so, non è di pessimo gusto, è semplicemente deludente, perché non ti aspetti che personaggi del genere, che hanno questa immagine che è potente, vengano immediatamente messi da parte come semplici personaggi, come semplici ragazzine che hanno bisogno del loro senpai, no? Ed è davvero brutto quando è così. E quindi questo per me è un lato negativo di Gawain. Come Organa, la mia opinione è un pochino più grigia, diciamo pure così. Io ho sempre pensato che la Temple Moon non avrebbe mai fatto Morgana, per una semplice ragione. Inserire Morgana in Fate Grand Order equivale a riesumare la storia di lei e Artoria. Ora, sia chiara una cosa, Artoria è un personaggio molto famoso. E voi lo sapete, è la poster girl di Fate Stay Night. È la poster girl di Fate in generale. Quando tu vedi Artoria, sai che stiamo parlando di Fate. Ed è il personaggio più famoso dell'intero franchise. Morgana, con la sua storia, intacca, fra molte virgolette, il personaggio. Perché aggiunge un pezzo di lore che tecnicamente è canonica. E questo pezzo di lore è quello di Artoria Futanari. L'Artoria Futanari è fondamentalmente l'Artoria pseudomaschio. Cioè significa Artoria con il pene. Per chi non lo sapesse, la storia è questa. Merlino rende Artoria uno pseudo maschio, in modo che lei possa avere un erede da Ginevra. Morgana, allora cosa fa? Approfitta di questa situazione, prende lo sperma di Artoria e lo usa praticamente per riuscire a avere un omuncolo, ovvero Mordred. Ora, in questo caso qua, mi pare che Morgana usi lo sperma di Artoria e fondamentalmente si mette incinta. Oppure non so se produce l'omunco in laboratorio, quella è la parte che non mi è ben chiara. Ma comunque sappiamo che usa lo sperma di Artoria. Quindi Artoria, di fatto, è Futanari. Ma il problema è questo, che ricordare questo aspetto qua di Artoria può in un certo senso macchiare, fra molte virgolette, la sua immagine, soprattutto agli occhi dei fan. E sapere che questo personaggio, in una fase del suo passato, è stato una Futanari, beh, potrebbe rovinare la sua immagine e potrebbe allontanare molti giocatori. E potrebbe allontanare soprattutto molti fan. Quindi per questa ragione, questo aspetto qua, questa parte della lore, viene generalmente nascosta. E quindi si nasconde anche Morgana il più possibile. Morgana rimane nell'ombra. A una persona può venire da me e dirmi: ah, no, hai sbagliato, vedi, alla Temple Moon non importa nulla di questo. Perché hanno messo Morgana. Ma io non sono scemo. E mi sono informato su questo personaggio. Perché c'era qualcosa di strano. Perché non è la stessa Morgana. E chiunque lo può capire. Cioè, se tu conosci la vera Morgana, la Morgana che appare in Fate Apocrypha, è bionda e non è una Saberface. Non ha neanche lo stesso abito. È completamente diversa la vera Morgana. Vedete, il problema è questo. La Morgana che noi abbiamo qua non è la Morgana che ha fatto Mordred con lo sperma di Artoria. È la Morgana che ha fatto Mordred usando il sangue e lo spirito di Artoria. È diverso. Quindi questa non è quella Morgana lì. Ma di nuovo, non avevo bisogno di altre conferme, il design è completamente diverso e noi sappiamo che lei viene da una Lost Belt. E in questa Lost Belt qua, lei regna su Camelot, quindi è una Morgana completamente diversa, una Morgana alternativa. Ha delle somiglianze con quella che noi conosciamo, ma c'è un'eccezione. Attorno a lei non c'è nessuna Artoria Futanari. Quindi significa che, come avevo detto, ma guarda un po' che strano, la Temple Moon vuole davvero tenere nascosta quella parte lì, perché sarebbe rischioso riesumare quella parte della lore, perché potrebbe allontanare alcuni fan di Artoria. Quindi vuoi parlare di Morgana? Certo, ma non di quella Morgana. E dunque arriviamo a noi. Ora, per quanto riguarda i suoi stage, devo essere sincero, il primo stage e il terzo stage sono i migliori. Mi piace il costume, mi piace l'arma, ma della faccia ne parliamo dopo. Per quanto invece riguarda invece il secondo stage, è orribile, perché quel vestito bianco, io non so perché si è optato per quell'abito di Merlino, ma è orrendo, cioè le sta male, ma proprio male male. Anche perché il problema qual è? Il problema è che sembra quasi che stia facendo un cosplay. Il primo lato negativo del suo design è l'illustratore. Hanno preso, ma voi potete già capirlo, Takeuchi Takashi. Non ho dei problemi con lui, ma i suoi design sono piatti. E vedere Morgana con una Saberface è brutto. Avere una Saberface su Morgana è brutto. Stona molto col personaggio. Uno potrebbe teorizzare che l'unico modo per regnare su Camelot è avere la faccia di Artoria. Comunque, avere come illustratore Takeuchi Takashi è stata una pessima scelta, soprattutto se volevi una Morgana. Io avrei preferito qualche altro artista per lei, però hanno scelto lui e va bene. Allora, per quanto riguarda Morgana, ci sono delle cose che mi piacciono della sua storia e ci sono delle cose che mi piacciono un pochino meno.
Parliamo delle cose che mi piacciono. Allora, per prima cosa, mi piace il fatto che lei sia totalmente l'opposto di Artoria. E mi piace questa cosa qua. Mi piace perché adoro tutti i personaggi che sono l'opposto di Artoria. Ma scherzi a parte, mi piace perché avere un personaggio che comanda Camelot con il pugno di ferro, come avrebbe dovuto fare l'Artoria Alter, può starci. Insomma, com'è la Camelot controllata da una sorta di dittatrice, no? Che odia gli esseri umani, che vuole dominare su tutti, che è fredda, che è come una macchina e via così, no? Cioè, com'è questa Camelot qua? E com'è Morgana come regina soprattutto, no? E ci sta, mi piace questa idea qua. E mi piace anche il fatto che loro abbiano optato per una Morgana che ha rinunciato a molti aspetti della sua umanità. Per fare un esempio, lei ha rinunciato a provare piacere nel sesso. È diciamo diventata completamente fredda. E ha subito un pochino lo stesso processo di Artoria, però un pochino più fico. E personaggi del genere li puoi trattare molto bene. Puoi effettivamente crearci dietro delle particolari storie e puoi anche crearci dietro delle particolari evoluzioni. Ora, c'è questo tratto di Morgana che a me non piace, che è un tratto che ricorda moltissimo Gawain. Ma sia chiaro, Morgana non è come Gawain nel senso che si sottomette ai personaggi che sono più forti di lei. Ma semplicemente Morgana parte subito in quarta e chiama il suo master marito o moglie. E immediatamente ha un modo di fare con questo master che è scomodo, a mio parere. Ora, io non so se l'avevo già detto in un altro video, ma se non l'ho fatto lo dico qua. A me non piace il fatto che la Type Moon, per la gran parte dei servant femminili, costruisca ogni volta questa personalità da marito, moglie, fidanzato, fidanzata, probabile fidanzato, probabile fidanzata, sorellona, mammina e cose del genere. No, non mi piace questa cosa qua. Non mi piace perché semplifichi un personaggio e perché impedisci di avere servant diversi. Ora, mi pare che ci sia già un servant che si comporta in questo modo qua. Non è una cosa poco comune in Fate Grand Order. Fare questi personaggi che si comportano come se il master fosse marito o moglie. Ora, una persona potrebbe dire, sì, ma guarda il lato positivo, no? Non parlo tanto al personaggio maschile, cioè puoi avere lei che è fondamentalmente tutta dedicata a un uomo, lei tutta dedicata a una donna. È una cosa tecnicamente neutrale, no? Come con Gawain, è neutrale, non importa se è uomo o donna, l'importante è che abbia quel rapporto lì. Sì, ma dovete comprendere che il mio problema è che comunque alla fine tu banalizzi un servant a prescindere. C'è possibile che quando tu crei un servant femminile devi sempre inciampare su questi stereotipi? Wow, è una regina fredda che chiama il master in questione marito o moglie. Wow, accidenti, che originalità. Banalizza la servant e la fa sembrare come la classica reginetta che ha bisogno per forza di essere accompagnata, vabbè, dal suo maritino, dalla sua mogliettina. Ma scusami, non era fredda, non era una che non aveva bisogno di quei rapporti lì, ma che cacchio fai? Ma almeno attieniti al copione, attieniti al copione, sì, insomma, attieniti alla biografia, come minimo. Crea un personaggio che è freddo, che non parla di queste cose qua. E lo so che uno potrebbe dire, ma scusami, qual è il problema? Sono liberi di farlo. Sì, ma dopo un po' diventa ridondante. Cioè, è possibile che tu non riesca a concepire un servant al di fuori delle dinamiche di un dating simulator? Perché è questo che sembra, un fottuto dating simulator, dove un personaggio che poteva essere costruito bene come Morgana semplicemente diviene la mogliettina del master. Apro e chiudo parentesi. Io mi sorprendo che non abbiano sfruttato questo evento qua per mettere un nuovo Giulio Cesare. Perché non so se vi ricordate, ma Giulio Cesare è un fottifate. Apro e chiudo parentesi. devo smettere di ridere. Non mi viene male. E che volete che vi dica? Questo è quanto per oggi. Lasciate pure le vostre opinioni sui servant. Detto questo, vi propongo di iscrivervi a questo canale, se vi piacciono i contenuti che io offro. Vi propongo anche di leggere la mia blog novel Fate Yggdrasil, che trovate in descrizione, vi basta cliccare sul link. Oppure, se non vi piace Fate, potete sempre leggere la mia altra blog novel, ovvero Tale of Migdal. Perché lo dico in questo modo? Non lo so. Che trovate invece cliccando nel link Angro di Ykir, sempre in descrizione. Detto questo, mi sa che vi devo salutare. Alla prossima! Statemi bene! sono un idiota!